Buonasera e ben ritrovati al TG di TVL. Andiamo a vedere con il nostro sommario le principali notizie di questa giornata. Sono in aumento i ricoveri di adolescenti per intossicazione da alcol. Anche per questo la polizia ha intensificato i controlli. Il trend è stato purtroppo confermato anche da un'esperta, coordinatrice terapeutica della Fondazione Sant'Atto. Da una parte gli arrivi in crescita, dall'altra un'accoglienza ancora da migliorare. Sono le due facce del turismo a Pistoia. Il centro guide chiede una maggiore attenzione per i visitatori. A Pescia si è tenuto un consiglio comunale aperto sulla sanità. Presenti molti sindaci della Val di Nievole e consiglieri regionali. La preoccupazione è la riduzione dei servizi offerti ai cittadini. Il noto fumettista Lenski ha donato al comune di Agliana i ritratti di due celebri cittadini, la levatrice Piera Fabbri e il compianto Vannino, del quale l'autore ha ripercorso la storia dipingendone gli occhi. Manca solo un punto alla Blue Volley Quarrata per festeggiare la vittoria del girone B di Serie C. L'ultimo successo è stato quello contro Castel Fiorentino, ma sono arrivati solo due punti e la matematica ancora non consacra la prima posizione. Sabato prossimo a Fucecchio potrebbe arrivare il felice verdetto. Parliamo dunque della dipendenza da alcol tra i minorenni. Abbiamo fatto il punto con la coordinatrice terapeutica della Fondazione Sant'Atto. Si registra in questo momento un abbassamento dell'età d'assunzione dell'alcol da parte dei ragazzi. Questi comportamenti abusanti di binge drinking, cioè di in una volta sola l'ingestione di grandi quantità d'alcol, che poi spesso sono la causa degli accessi a pronto soccorso, che rappresentano, secondo il Ministero della Sanità, circa il 17% degli accessi dei minori a pronto soccorso, che è una percentuale importante, alta. Sono in aumento i ricoveri di adolescenti per intossicazione da alcol. Il dato è stato diffuso dalla Questura di Pistoia, che per questo motivo ha intensificato i controlli per il contrasto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Ed il trend è stato confermato anche dalla coordinatrice terapeutica della Fondazione Sant'Atto, che gestisce tre comunità per persone con dipendenze. Gli adolescenti, anche a livello fisico, non sono in grado ancora di metabolizzare bene l'alcol, proprio perché c'è una immaturità nel metabolismo dell'etanolo sotto i 15 anni. È una sostanza, l'alcol, ma anche per gli adulti, spesso sottovalutata nelle sue conseguenze sia nei casi di abuso che poi nello sviluppo di una vera e propria dipendenza, perché comunque è una sostanza che rientra nella nostra cultura di consumo alimentare, perché è una sostanza legale e quindi non ha la stessa percezione di pericolosità di altre sostanze illegali. C'è più difficoltà a riconoscere la dipendenza da alcol perché è socialmente più accettata, è meno evidente rispetto a una dipendenza da eroina, ha effetti, diciamo, non più blandi, però più copribili, va bene? Però a un certo punto si sviluppa dipendenza e comportamenti dirompenti anche con l'alcolismo, questo lo sappiamo. L'alcol poi porta ad atteggiamenti aggressivi. Ecco, come entrano in contatto con l'alcol i giovanissimi? Intanto come si registra una pubblicità più accattivante rispetto alle generazioni passate, no? Sull'alcol, anche minor controllo da parte degli adulti. L'adolescenza è il momento della sperimentazione, che da una parte aiuta a trovare la propria identità, dall'altra espone a rischi. Il connubio tra eventuali fragilità personali, contesti sociali, uno spostamento della percezione del rischio troppo avanti, un uso in casa per esempio, un'abitudine a bere in modo importante a casa può creare i presupposti per abbassare il livello di attenzione. E sull'argomento la nostra Gina Nesti ha raccolto le voci sia degli adolescenti che degli esercenti. Sempre più i controlli sulla vendita e la somministrazione di bevande ai minori da parte della polizia in seguito dell'incremento di ricoveri in ospedale di ragazzi per intossicazione da alcol. È una sicurezza per questi ragazzi che, insomma, si sa, quando sei giovani si sa un po' la testa, no? E quindi minorenni poi, insomma, tanti ragazzi hanno perso, io personalmente ho perso due cugini in un incidente stradale. Sei giovanissima, cosa pensi? Penso che comunque intensificare i controlli sia molto importante, perché questi ragazzi giovani vogliono fare anche un po' i furbi, i grandicelli, diciamo. Hai fatto abuso d'alcol?
ma non è mai successo perché alla fine sono, diciamo, un ragazzo della testa, però qualche volta, visto con gli amici, ci si fa un po' trasportare, può succedere qualche episodio un po' più strambo, diciamo. Se uno è maggiorenne va a prendere, poi gli danno ai minorenni, intanto non cambia niente, vanno nei supermercati, li prendono ugualmente. Se si presenta un ragazzino e sei in dubbio che sia minorenne, chiedi i documenti? Certamente, è il minimo, è indispensabile chiedere il documento e soprattutto accertarsi anche delle condizioni che è la persona stessa che te lo chiede. A volte viene anche il maggiorenne, ma se ha bevuto troppo eviti comunque di dargli da bere. Che ci dovrebbero essere più controlli, ma soprattutto per i commercianti, perché sono loro i primi a dover controllare i giovani e chi viene a prendere l'alcol, soprattutto anche la polizia, perché molte volte non fanno niente, anche i carabinieri stanno fermi ai posti di blocco ma non fermano quasi mai nessuno. Mi è successo più volte a me di passare e mai è stato fermato. Abbiamo avuto dei controlli sugli alcolici che non si possono dare ai minorenni. Noi siamo al corrente e quindi... Va bene, o sì, più che giusto. Chiedete documenti? Chiediamo documenti, ma a volte ci danno quelli falsi. I bar dicono, noi si chiede documenti, però poi vanno al supermercato e comprano gli alcolici. Come vi comportate? E abbiamo istruito le cassiere e tutti gli operatori affinché venga chiesto il documento nel dubbio, in presenza di ragazzi o di gente giovane. E ci è capitato che i ragazzi sono venuti da noi con birre e noi non glieli abbiamo dati. 6 anni ho rubato il fiasco del vino ai muratori e mi sono ubriacato. Cosa posso dire io? Non che buscate da mia madre. Lasciamo perdere. Auto davanti ai monumenti, chiese chiuse. Quanto si trovano di fronte i turisti che in questo periodo visitano Pistoia? Sul tema dell'accoglienza turistica abbiamo sentito il centro Guide Pistoia. Va trovato un po' questo spirito di accoglienza un po' più organizzata e un pochino più precisa e rispettosa per il turista, se si vuole davvero aprirsi come città turistica. Così dal centro Guide Pistoia, realtà che da anni accompagna visitatori alla scoperta di Pistoia e del suo territorio, si commenta come oggi questa viva il rapporto con i turisti, le auto parcheggiate davanti ai monumenti in piena zona traffico limitato, chiese, luoghi di interesse chiusi, come è capitato ad una scolaresca di Lecco. Le professoresse sono andate a chiedere quando apre il battistero, visto che online diceva che era aperto fino all'1. C'è stato un momento, soprattutto tra gennaio e febbraio, in cui davvero era abbastanza difficile riuscire a vedere, a parte le facciate, a parte gli esterni. Le chiese erano chiuse, due delle chiese, quelle che sono state, diciamo, fra virgolette, musealizzate, per le quali si chiede un biglietto d'ingresso. In realtà, a parte gli orari che sono stati cambiati tantissime volte, ora sono chiuse alle visite fino al 20 di marzo. In alcuni casi è segnalato, in alcuni casi il cartello che lo segnalava è sparito, per cui i turisti, che a volte hanno anche difficoltà a trovare queste informazioni, perché magari trovano una pagina internet che riporta ancora gli orari precedenti, ancora del periodo natalizio o dell'anno scorso, e si trovano davanti ai monumenti dove sono alcuni dei tesori più grandi della città che sono chiusi. Un altro problema che c'è è quello che gli abitanti purtroppo sono abituati in certi orari a parcheggiare tranquillamente davanti a questi edifici anche in zona pedonale. Dalle guide pistoiesi un pensiero poi va al futuro della professione, visto il disegno di legge che costituirà la figura di guida generica, consentendo di operare così su tutto il territorio nazionale. Dopodiché, se vorrà, si potrà specializzare. Allora io mi chiedo, la guida generica in un paese in cui ci vantiamo di avere centinaia di formaggi diversi, centinaia di vini diversi, ognuno con la sua specificità che rappresenta un particolare territorio e una particolare tradizione, come fa la guida generica a farli conoscere? Signori, ma chi è in grado di spiegare tutta l'Italia con conoscenza, consapevolmente e sapendo dare e comunicare la differenza che c'è fra ogni nostro territorio? Andiamo. Ci sono novità per quanto riguarda la crisi aziendale di Alival, l'azienda casearia di Ponte Buggianese. Giovedì 16 marzo sarà firmato l'accordo nella sede del comune per la ricollocazione dei lavoratori licenziati dall'azienda. Si parla di una 30 di lavoratori. Alla firma saranno presenti, oltre che il sindaco e i responsabili della regione, anche le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori. Noi ovviamente ci saremo e vi faremo sapere quanto emergerà dall'incontro.
A Pistoia si è svolto un seminario per scoprire i segreti della matematica. Una delle più importanti ricercatrici in didattica della matematica in attività, Nathalie Sinclair, è ospite a Pistoia del Carme, il centro avanzato per lo studio dell'apprendimento della matematica. La ricercatrice canadese è stata al centro di un seminario per svelare alcuni segreti agli oltre 2000 insegnanti, circa 200 in presenza e la maggior parte collegati online da ogni parte d'Italia. C'è stato un seminario per i professori, ma ci sono ancora segreti sulla matematica? Segreti? Ah, perché tutti possono imparare la matematica se è insegnato in modo più aperto, con non solo l'aspetto simbolico e astratto, ma anche gli sensi di odio e toccare, e di vedere anche, e così più di bambini possono imparare la matematica. L'ospite è illustre perché si tratta di una figura riconosciuta internazionalmente fra le più importanti e significative per la didattica della matematica. E naturalmente Carme sta crescendo nel tempo, altre cose verranno, e l'ambizione è quella di valorizzare questa struttura per la ricerca e per il lavoro a partire dai nostri insegnanti. La matematica non è più una disciplina specifica, è una struttura di pensiero, uno stile cognitivo e quindi pervasivo come quello della lingua, e noi puntiamo a questo, puntiamo a fare di Pistoia a livello internazionale, da questa piccola città puntiamo a farne un punto di riferimento e di collegamento con la ricerca che avviene a livello internazionale su questo importantissimo argomento e contenuto. La Sinclair ha interagito tramite una app da lei creata anche con alunni di scuola dell'infanzia e della primaria di Pistoia. Allora abbiamo fatto questi due mondi, si bisogna di usare due mani, allora faccio per esempio 3 e 5 e si vede i 3 per 5 che dà 15. Per i bambini e per i ragazzi la possibilità di una matematica da toccare. Una matematica di toccare, sì. Per me anche è importante di muoversi, e così possiamo imparare la matematica non con una cosa stretta, statica, ma una cosa che cambia e che ha mozione e anche emozione. Abbiamo delle bambini qui 10 minuti fa e erano molto contenti di poter fare delle grandi numeri. Aggiunge un altro grande artista internazionale al cast della 42esima edizione del Pistoia Blues Festival. Il prossimo 12 luglio tornerà infatti a calcare il palco di Piazza del Duomo Damien Rice. Era il luglio del 2016 quando il cantautore irlandese incantava con la sua chitarra il pubblico del festival, per scendere poi dal palco e duettare con una giovanissima Francesca Michelin. Ci spostiamo ad Agliana, un ritratto del celebre Vannino, da poco scomparso, e della levatrice Fabbri sono i doni portati dal noto fumettista Lenski al comune della Piana Pistoiese. Il noto fumettista Lenski ha donato al comune di Agliana i ritratti di due celebri cittadini aglianesi, la levatrice Piera Fabbri e Alessandro Egidio Gori, meglio conosciuto come Vannino, del quale l'autore ha voluto ripercorrere la storia solo ritraendo i suoi occhi. Due personaggi importanti, diversi ognuno nei suoi aspetti, oggi vengono ricordati tramite la consegna di due litografie, e per questo ringraziamo l'associazione Convivio e l'artista Riccardo Lenski, che ha voluto appunto donare al comune e ai familiari un ricordo di due personaggi che hanno caratterizzato la nostra storia. Riccardo Lenski è un ex ragazzo che è nato a Genova, adesso vive a Milano, ha vissuto in Sicilia, è figlio di... mio papà era un esule fiumano, mia mamma era toscana, sono lavorato in architettura, ho fatto lo scenografo per alcuni anni e ho sempre avuto la passione del disegno, diciamo che il disegno è il mio metodo per rilassarmi. Con questi due ritratti riporta la figura della celebrità alla sua dimensione di interconnessione con il territorio dove questi hanno vissuto, e ci ricorda che sono i nostri fatti che ci permettono poi di non essere dimenticati. Una persona di Agliana che ha avuto le sue caratteristiche, le sue peculiarità nella vita che ha percorso,
e l'altra persona lo stesso, in due modi differenti, si sono distinti nella vita sociale, diciamo, cittadina. Mia nonna, poi mia mamma, insomma, hanno fatto praticamente nascere tante persone italiane, molte persone, veramente. Sono state brave, amiche proprio delle persone, l'hanno come mamme sono state per le donne italiane. Rimaniamo sulla piana pistoiese, ma ci spostiamo a Quarrata. Con la cena sociale che si è tenuta nei giorni scorsi, il comitato organizzatore del Carnevale di Valenzatico ha proclamato il carro vincitore di questa edizione. Si è aggiudicato il primo posto il carro O Cielo, al secondo posto il Circo Marino, al terzo The Flistons 2023. Sono inoltre stati estratti i biglietti della lotteria, il cui ricavato di 1.000 euro è stato devoluto alla Fondazione Maier di Firenze. Andiamo adesso alla Fondazione Vivarelli di Pistoia, dove è stato dedicato alla figura della donna un libro e una mostra. Questa è la prima iniziativa che si fa in apertura della stagione primavera-estate. Alla Fondazione Vivarelli, nelle zone periferiche di Pistoia, è stato presentato il libro di Antonio Frintino, Antigone, Didone e Penelope, insieme all'inaugurazione della mostra Donna Viva, dell'artista Eva Ingargiola. Il pomeriggio della Fondazione è stato dedicato infatti alla lettura dell'opera scenica di Frintino e all'inaugurazione di dipinti e poesie che compongono la piccola mostra finalizzata a valorizzare la donna e le sue sfaccettature. Con questa mostra proprio dedicata completamente alle donne, una mostra di sole donne, fotografie, quadri di sole donne, quindi è importante, credo, dare questo segnale, ecco, che abbiamo, no, ovviamente anche con l'iniziativa di Frintino sul piano teatrale, quindi sono due iniziative, una mostra e una di teatrale che vogliono ricordare questo avvenimento, questa festa della donna l'8 marzo. Sono tre donne che direi rappresentano a pieno titolo non soltanto la grandezza della donna, ma anche tutti i motivi che hanno condotto, diciamo così, a forme di violenza. Antigone dà la sua vita per l'amore fraterno e contro il potere di Creonte. Didone muore anch'essa abbandonata da Enea, e Penelope sappiamo che per moltissimi anni fu tradita dall'astuto Odisseo. Questo va a significare che a distanza di 25 secoli tanti problemi ancora continuano a esserci. Rappresentano le donne in tutte le loro sfaccettature, in tutti i loro colori, tutte le sfumature, tutte le emozioni. Vogliono lasciare un messaggio profondo e chiaro all'osservatore, di ricercare la nostra interiorità attraverso un viaggio appunto profondo di noi stessi e di ricercare la bellezza sempre in tutte le forme. Abbiamo dedicato la rubrica in primo piano di questa edizione al Consiglio Comunale Aperto sui temi della sanità che si è svolto a Pescia. La sanità e soprattutto i problemi legati ai servizi offerti dall'ospedale di Pescia sono stati al centro del dibattito del Consiglio Comunale Aperto della Città dei Fiori, chiesto dal Presidente del Consiglio Vittoriano Brizzi. Il tema è ormai noto, la lenta ma inesorabile riduzione delle prestazioni sanitarie dell'ospedale, su tutte la chiusura del reparto di pediatria e dallo scorso giugno del punto nascita. Sono preoccupato, dice il sindaco Oreste Giurlani, anche per il clima non positivo che circonda l'ospedale. Fra l'altro stasera ci aspettavamo che fosse detto quando riapriva il punto nascita, invece silenzio assoluto, quindi la preoccupazione è tanta, anche la gente che è presente, che è veramente tanta, insomma è smarrita, perché insomma ci avevano promesso che sarebbe riaperto, è passato quasi un anno e di riapertura non se ne parla. Quindi siamo preoccupati perché non si nascerà più a Pescia, siamo preoccupati da tutto quello che riguarda la pediatria, il pediatra, tutto l'intervento pro bambini fatto all'ospedale, e poi le preoccupazioni anche se hanno dato
stato dei dati di ripresa dell'ospedale, si dimostra che questo ospedale non ha ancora ripreso quello che faceva nel 2019, c'è un rischio che alcuni servizi vengano ridotti o addirittura tolti, e poi da parte dell'ASL non c'è chiarezza soprattutto sul futuro, e questo può danneggiare anche coloro che dovrebbero venire in questa zona a fare il professionista, che forse sceglie anche altri posti. La seduta si è aperta con la descrizione da parte del direttore sanitario degli ospedali San Jacopo e Cosme Damiano Lucilla di Renzo, che ha evidenziato i reparti e i servizi che a Pescia sono stati potenziati negli ultimi anni: l'area medica, il polo cardiologico, l'oncologia e l'oculistica. Giancarlo Mandara, consigliere di Voltiamo Pagina, ha chiesto che per un tema importante come quello dell'ospedale il Consiglio Comunale si esprima in un documento unitario. Ci aspettavamo delle risposte, dice Giacomo Melosi di Fratelli d'Italia, sul perché alcune cose dell'ospedale non funzionano, ma non ci sono arrivate. Sul punto nascita, aggiunge Melosi, ci hanno preso in giro, con promesse non mantenute. Quello che non mi convince, dice Francesco Conforti, è che Pescia è stata esclusa dai finanziamenti del PNRR. Il dato che emerge, secondo la consigliera del PD Elisa Romoli, è che prima i servizi del punto nascita e di pediatria c'erano e adesso non ci sono più. Parla di risorse sprecate, Zaira Vinci di Pescia Cambia, ed esprimono forte preoccupazione i sindacati con la presenza della CGIL. Alla seduta erano presenti anche alcuni dei sindaci della Val di Nievole e i consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai. Sabato 25 marzo probabilmente ci sarà una mobilitazione di piazza a favore dell'ospedale di Pescia e della riapertura del punto nascita. Oggi avevate invitato anche il direttore generale dell'ASL. Sì, io sono rimasto anche qui, mi dispiace, perché non era stato invitato dal sindaco, era stato invitato dal Consiglio Comunale, che rappresenta tutta la comunità. Quindi la comunità di Pescia invitava il direttore generale di venire qui a dire cosa succede all'ospedale. Invece non è venuto, pur avendolo invitato per la seconda volta. Questo dispiace, anche se chi venuto rappresentato a dati, questo vuol dire che da parte della regione e dell'ASL c'è poca attenzione verso Pescia e la Val di Nievole. Questo è gravissimo. Io spero che anche politicamente i partiti su questo prendano una posizione, perché insomma alla fine io penso che chi ha un ruolo come il direttore generale debba venire a Pescia a dire come stanno le cose e dire soprattutto cosa succede al punto nascita, all'ospedale e al territorio. Vorrei sottolineare che i sindaci della Val di Nievole sono costantemente impegnati in una azione politica di rappresentanza della comunità valdinievolina, indipendentemente da ciò che si può leggere sui giornali o dall'attività social. L'impegno non solo non manca, ma è costante e continuo nei confronti della Regione Toscana, dell'azienda sanitaria. Non mancherà mai la nostra azione, non mancherà mai la voglia e la volontà di combattere le battaglie che vanno combattute per garantire un'adeguata assistenza dei nostri cittadini. Adesso è il momento del TG Sport con la nostra Giada Benesperi e noi ritorniamo subito dopo con la cronaca per le eventuali ultime notizie.